Ehi, bello ragazzi, io sono il vostro Lucraemo che fa questo nuovo video. Oggi vi mostrerò un glitch per vendere un qualsiasi veicolo dell'Arena War a 3 milioni di dollari. E questo glitch il bello lo potete ripetere ogni quanto volete, però dovete aspettare un po' di tempo, poi vi spiegherò tutto nel corso del video. Quindi veramente un glitch molto molto buono. Allora, per prima cosa vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un bel like a questo video. Grazie mille se lo farete, grazie mille per il supporto e per supportare il canale e per altri nuovi contenuti. Iniziamo subito dai requisiti di questo glitch. Per fare questo glitch dovete avere un Cerberus, quindi il veicolo dell'Arena War, con tutte le modifiche al massimo. Più avete le modifiche al massimo, più riuscirete a fare soldi con questo glitch. Avevo messo tutte le modifiche al massimo e sono riuscito a farmi 3.200.000 dollari in 5 minuti. Poi dovete avere una ISI con le modifiche Futureshock, però la ISI in sé non deve essere modificata completamente, o almeno non è obbligatorio. Se avete una ISI modificata completamente e volete buttarla, potete comunque usarla, però se non ce l'avete, comprate una IC Classic dal sito Arena War e la mettete con la modifica Futureshock. Poi dovete avere il punto di rientro sulla officina dell'Arena War o sull'ultima posizione. E poi dovete avere l'RC Bandito, non deve essere moddato, quindi tranquillo, un RC Bandito normalissimo. Poi dovete stare in sessione invita in mira manuale, come al solito, la mira manuale si imposta dalla storia. Ultima premessa prima di iniziare il video, controllate il commento in primo piano, andate nei commenti, nel primo commento ci sarà scritto se il glitch al momento in cui state voi guardando il video è funzionante o patchato, così almeno sapete già quando fare questo glitch e non farlo più in caso ovviamente lo patchino. Quindi iniziamo subito dalla nostra Arena War. Prima cosa, se non avete ancora fatto la modifica alla ISI, salite sulla ISI e la modificate in Futureshock. Quando avete modificato in Futureshock uscite dall'officina. Adesso andiamo davanti al nostro RC Bandito e controllate che in alto a sinistra vi esca il messaggio premi freccia destra per modificare l'RC Bandito. Una volta che vi è uscito quel messaggio premete tasto PS, andate su impostazioni, andate su rete, connetti a internet e premete due volte il tasto PS così vi tornerà al gioco. E avete, diciamo, nella scelta rapida il connetti a internet. Mettetevi un consiglio: mettetevi il volume delle cuffie alto perché sennò conta molto l'audio in questa piccola parte di glitch. Quindi fate freccia destra al vostro RC Bandito. Quando il meccanico inizierà a parlare, a dire la sua frase, voi fate doppio tasto PS e staccate internet. Una volta che avete staccato internet, aspettate 4-5 secondi sulla schermata del connetti a internet e lo rimettete. Una volta che avete rimesso internet, premete due volte il tasto PS e vi tornerà GT Online. Quando vi tornerà GT Online, vi dovrà uscire il messaggio: impossibile connettersi alla sessione di gioco, ritorna a Grand Theft Auto 5. Se vi è uscito quel messaggio, state facendo bene il glitch e vi farà tornare nella storia. Una piccola pecca di questo glitch è che dovete avere culo perché diciamo che dipende dalla lunghezza delle frasi che dice il meccanico, perché se il meccanico dice una frase, ad esempio di due parole, sarà più difficile che riusciate a fare questo glitch perché avrete poco tempo. Se invece il meccanico dirà una frase molto lunga, avrete più tempo per buggarvi. Quindi, appena siete in storia, controllate di essere in mira manuale in caso non ve la siete messa prima, e poi fate online e create una sessione inviti. Una volta che sarete spawnati nell'arena, salite sul vostro Cerberus e premete la freccetta a destra. Se noterete che per modificare il Cerberus non vi entrerà in officina, quindi il Cerberus, se in caso resterà fermo e non entrerà in officina, quindi resterà nel parcheggio per essere modificato, vuol dire che avete fatto il glitch tutto correttamente. Adesso è tutto in discesa. Se in caso vi faccio andare in officina, avete sbagliato il passaggio dell'RC Bandito, quindi dovete uscire dal Cerberus e ricominciare dal passaggio dell'RC Bandito. Adesso, quando siete sul Cerberus, fate una modifica a caso. Io in questo caso ho modificato i freni, li ho messi sportivi e poi li ho rimessi normali. E poi andate su vendi e premete più volte su vendi per vendere il veicolo. Tranquilli, non perderete il Cerberus. Una volta che sarete nella schermata nera, andate nella lista amici o in una community a caso e cercate un partecipa alla sessione. Io in questo caso parteciperò da questo ragazzo. Dovremo fare la verifica per vedere che sia in mira diversa. Adesso vi spiego come si fa. Allora, partecipate una volta dalla persona.
vi uscirà il primo messaggio. Voi iniziate la sessione GT Online, noi su questo messaggio premiamo due volte il tasto PS, facciamo X, quindi ripartecipiamo. In caso ci dia di nuovo, vuoi unirti lo stesso alla diversa sessione GT Online, vuol dire che questa persona è nella nostra stessa mira, quindi non va bene per fare questo glitch e quindi dobbiamo cambiarla. Come è successo a me, non mi andava bene la prima, ho fatto con la seconda. Fatto partecipa a sessione, mi è uscito vuoi unirti a una diversa sessione GT Online, doppio PS, ripartecipo, l'attività o sessione a cui stai cercando di partecipare è in mira diversa dalla tua. Se uscirà questo messaggio è perfetto, fate cerchio, vi tornerà al gioco, fate triangolo per uscire dal Cerberus e salite sulla vostra ISI. Una volta che sarete saliti sulla ISI, fate freccetta destra, vi farà entrare nell'officina dell'arena. Una volta nell'officina dell'arena, semplicemente fate cerchio ed X sull'uscita dall'officina. Dopo una piccolissima schermata nera, come vedete in alto a destra, vedrà i vostri 3 milioni o comunque il vostro valore del Cerberus. Quindi questo glitch, ragazzi, è veramente tanta tanta roba, molto semplice. Io ho fatto 4 minuti e mezzo di registrazione, quindi veramente veramente top. Ultima cosa, vi ricordo che questo glitch purtroppo è soggetto al blocco vendite, quindi il mio consiglio è farlo una volta ogni ora reale, quindi vi mettete un timer di un'ora, poi lo rifate, e questa cosa la rifate per un massimo di 3 volte al giorno, così vi farete circa 10 milioni di dollari al giorno, che comunque sono veramente tanti soldi, 10 milioni di dollari al giorno. Quindi io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per altri contenuti, vi ricordo che pubblico video glitch, aggiornamenti settimanali, modi per fare soldi su GTA Online, sempre alle ore 15, e live raduni attività, oppure dove vi regalo veicoli moddati, quindi io vi aspetto, grazie mille se verrete a farmi compagnia. Vi ricordo di aprire la descrizione che è piena di link utili che vi possono interessare, magari come supportarmi, giochi a prezzi scontati, come comprare il plus scontato e supportarmi. Quindi ci sono tanti link per supportarmi, per avere informazioni, per cercare gruppi Telegram, c'è di tutto di più. Vi mando un bacio enorme come al solito e vi auguro una buona giornata dal vostro Luca Remi, tutto bella.